Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso video abbiamo attraversato il bosco Evopoli e siamo giunti quindi a Evopoli. E per quanto riguarda la cattura di Drifloon, ci ho rinunciato e ho preferito inserire un altro Pokémon che però vedremo solo a fine gioco. Ma la prima cosa da fare oggi sarebbe andare alla palestra. Però prima di andare alla palestra, questo è il team che ho in questo momento. Vorrei mettere Lucky, Starevia, così per vedere quanto male può fare ai Pokémon di tipo erba che ha la capopalestra. Comunque sia, la città questa qui è davvero carina. Andare nei grandi sotterranei con l'esploro kit è una cosa pazzesca, vero? Sì. Mi sa che posso andare anche di qua e nessuno mi dice nulla prima di... Sì, mi sa che posso farlo. Ah, però aspetta, non voglio andare avanti più di tanto, volevo un attimino parlare con lui. Ciao Link, da quanto tempo? Ma l'aria perplessa, forse ti starei chiedendo chi sono. Sono l'assistente del professor Rowan, nonché padre di Lucinda. Su richiesta del professore sono venuto fin qui per aiutarti nella tua avventura. Dimmi un po' quanti Pokémon hai incontrato. Ah, ci picchia, hai incontrato già 38 Pokémon, complimenti vivissimi. Il professor Rowan ne sarà entusiasta. Ecco una cosa per te. Beh, non fa schifo. Però, questo gioco... Va bene, la caramella rara, sappiamo tutti quanti cosa fa. Fa salire di livello un Pokémon. Un Pokémon che hai scambiato potrebbe non darti retta se il livello è troppo alto. Ma non preoccuparti, se hai abbastanza medaglie ti ascolterà. Mi stiro. Oh yeah. Andiamo. Perché ho capelli da pazzoide? Niente, anche li pettino sono ribelli. Comunque, palestra! Let's go! Ah, ma... Oh, cavoli, era questa la palestra, se non sbaglio? No, aspetta. Era questa che nascondeva un segreto? No. Io non so perché, ma mi ricordo che c'era una palestra che nascondeva... Eccolo. Trovata, super pozione, sì, era questa. Per puro caso la scoprì, vedi che c'era appunto questo buco qui tra gli alberi e dissi, ma è strano. Così ho provato a passare e ho trovato lo strumento. Salve, come va, aspirante campione? In realtà l'ho detto anche a un ragazzo frettoloso che è passato di qua prima. La capo palestra Gardenia è un'esperta di Pokémon di tipo erba. Dovrebbe essere ovvio, ma i Pokémon di tipo fuoco e tipo erba odiano il fuoco. Dovrei parlarti della palestra. Non puoi sfidare la palestra finché non hai battuto tutte le allenatrici nascoste. Abbattuto sarebbe stato grave. Il compito è molto difficile, ma considerano come un buon allenamento. Sì. Ok, Gardenia. Nella mia palestra nessuno lotta con la capo palestra finché non sono state battute tutte le allenatrici nascoste. Ti aspetto all'interno. In bocca al lupo, sfidante. Sì, vabbè, c'era bisogno. A quanto pare sì, c'era bisogno. Oddio, ah, guarda. Tra questo e l'orologio è uguale la cosa, cambia solo il design. Perché alla fine l'orologio dovevi battere tutte quante le allenatrici per proseguire poi nella palestra. Qui invece devi trovarle. Oh mio Dio, che difficoltà trovare delle allenatrici nascoste. Sì, già non l'ho trovata, quindi è molto difficile. Dove sono? Ah, eccola una. Come hai fatto a trovarmi? Non importa, te lottiamo. Oh cavoli, che voce ho dato. Eccola qua, la Teenager Melody. Melody. Ah, melodia. Come era quella su Smeraldo? Prepotenza o con Starevia? Buono. Ok, vediamo un po' quanto faccio. Cioè, vabbè, c'è Ruby. Ehi, mica male sto Cherubi. Ah, Melodia mi ha ricordato un attimo un'allenatrice su Smeraldo, non so per quale ragione. Però, vabbè, non è che è importante, ma niente. Cherubi che resiste a un attacco d'ali. Interessante. Anche se Tsunade e Sector al 18 e al 16 fanno paura. Vuoi cambiare Pokémon? No. Come ho detto, quei due, Pachirisu e Shellos, saranno giusto un rimpiazzo momentaneo, perché non voglio portare a livelli troppo alti la squadra finale. Comunque sì, appena finiamo la palestra, dato che potrò farmi obbedire dai Pokémon scambiati di livello 30, rimetterò in squadra Chimchar e Turtwig. E li farò evolvere, quindi fino al 30 stanno a posto. Guarda, Roselia potrebbe avere... Alternacura era... L'altra abilità?
Quella mi pare che era Alterna Cura e anche Veleno Punto. Ma non mi ricordo se era Alterna Cura quella prima, perché ce n'ha anche un'altra nascosta, 3 abilità in totale. Contavo sull'effetto sorpresa per batterti, e invece non funziona con me le sorprese, le odio. Non proprio tanto, ma... La prossima si trova vicino a due massi, ok, quindi appaiono in successione. Nice, eccola qui, dovrebbe essere qua giù. I miei Pokémon di tipo erba sperano delle mosse speciali molto forti. Non mi lascerò sconfiggere facilmente. Vabbè, tranquilla, eh. Sono qui solo per divertirmi. Marcella, Marcella, come here! Film. Era una piccola cheat che nessuno coglierà, ma solo io la conosco. Va bene lo stesso. Badiu. Ok, attacco d'ala. Vediamo un po' se riusciamo a farlo secco con un attacco solo. Sì, vabbè. Probabilmente quel Cerim era più forte del Badiu. E questo aveva veleno punto 100%. Manderà Badiu. No, rimango. Vabbè, ho un antidoto da usare. Tanto che l'ho trovato a sabbia fine all'inizio del gioco. Va bene. E anche questo Badiu è andato. Se manda un altro Badiu sto a cavallo. Ok, tranquillo allora. Certo però che, oh, anche con Staravia le botte ce l'ho prese comunque. Però le ho anche date. E che è una cosa buona. Marcella. Più un fiore è bello, più appassisce in fretta. Questo è vero. Ah, certo. Una dritta sulla prossima allenatrice, dietro a tre alberi. Ecco fatto, in bocca al lupo. Wow, acidina? Vabbè, questa la so dov'è perché ci sono stato prima. Che non c'era. Io mi ricordavo che la prima era quella. Anzi, veramente potevi affrontarne nell'ordine che ti pareva. Qui. Eccoci qui. Allora. Puoi nascondere un fiore, ma non il suo profumo. Perché aveva quegli effetti particellari? Le altre non ce l'avevano. Così. L'altra profumina non ce l'aveva. Può essere che mi sbaglio. Ah, non ho curato Staravia. Cavoli miei. Ci crepo. A meno che non faccio fuori Turtwig. Peccato. Ma... Però è brutto colpo in mezzo, no? Ah! Ah! Però vedi, se non c'era brutto colpo potevo sopravvivere. Mandiamo Sector, no limits. Vabbè, ma anche andato KO non importa. Vabbè, non ho nulla per revitalizzare, quindi... Attacco rapido, non penso basti. Infatti. Vabbè, codacciaio al 17. Boia. Cattivello. Vabbè, vado a curarmi comunque sia. Anche perché Staravia, oh, vuoi o non vuoi? Beh, mi ha dato una mano, ma non troppo. Nemmeno la tua grande abilità si riesce a nascondere. Eh già. Il prossimo avversario è accanto a quattro fiori. Cos? Ah, su davanti. Bene, a caccia della quarta amichetta di Gardenia. Eccola qui. Questa che è una bellezza. Ehi, mi hai trovato, ma certo che l'atto con te. Ok. Questa è l'ultima, se non sbaglio. Sono quattro, l'allenatrice da sconfiggere. Amalia, la strega che Amalia. Roselia, eccola, ti pareva. Questa sicuramente c'ha veleno punto, perché vabbè, veleno punto su Roselia è come la pizza margherita. C'è per forza in tutte le pizzerie. Che analogia. Bella, eh. Vabbè. Comunque, un attacco solo e via. Ma uff, mi hai battuto. Signorina, lei avrà 30 anni proprio per darle proprio di meno. Quindi, uffi, a 30 anni io non lo direi. Manca solo la nostra capo palestra. Coraggio, non ti miri. Ma sì, sto scherzando. Quanto potrà tenere? 16, 17. In Pokémon l'età poi non contano nulla. Gardenia! Allora, Tatina! Che si dice? Ti stavo aspettando. Sono Gardenia, la capopalestra di Evopoli, regina del tipo erba.
Quando ti ho visto per la prima volta ero sicura che mi avresti raggiunta. E chiaramente così è stato. Sprizzi vittoria da tutti i pori. Ad ogni modo ci divertiremo. Coraggio, lottiamo. Quanto è contenta lei. Ah, con la bocca... Va bene, Cherubi. Attenzione. Cherubi è un'altra cosa. Un altro Pokémon. Anzi, sarei stato più contento veramente di vedere un Cherubi che non un Cherubi. Perché comunque sia di Pokémon erba ce ne sono in abbondanza a Sinnoh. Non troppi, ma abbastanza da farne avere tre diversi alla tipa. Una super pozza, Vuoi il gioco duro? Vabbè, full vita. Alrighty, alrighty. Chi sta guardando col binocolo? Un binocolo finto? Che animazione era? Mamma mia, Ilka però è fissata con le superfici riflettenti. La Pokéball al centro deve essere per forza riflettente. Manda Turtwig, bam, prendo la rivincita. Non importa se non è il Turtwig di prima. Mi prendo comunque la rivincita. Oddio, questo metà vita sicuramente. Poco più ma 19, bello tosto Turtwig in difesa. Eccola là. Riflesso aumenta di molto la difesa. Esattamente. Ok, userà una super pozza? Sì. Vabbè, non è che è un problema. Però fa nulla, fa nulla. Dunque, attacco rapido. Togliamo quello che serviva per mandarlo KO. Attacco d'ala. Serve. Altri due ce ne vogliono. Se non cade riflesso. Se il riflesso dovesse... Oddio, 5 turni di riflesso. Da 3 a 5 turni, se non sbaglio. Quindi ora cade. Preciso come un orologio svizzero. E good game. Ora manca solo l'ultimo, che sarà Roselia con laccio erboso. Ok, Lucky sarà a livello 18. Vuole imparare rimonta. Oh, attenzione, questa può essere utile. Dato che ho pochi PS, a parte che sarebbe più facile usare attacco d'ala contro Roselia. Ok, beh, rimonta gliela imparo comunque. Potrebbe sempre servire. Sector al 19. Elettrococcola. Vabbè, tanto mo' li levo sti due. Occhioni teneri. Penso proprio che li levo. Ottimo. Ah, Roserade, non Roselia. Roserade dal 22, vabbè, vada come vada. Ah, è più veloce. Beh, non è che sia un grande problema. Lo è. Lo è invece. Ok, elettrococcola non è quella che paralizza, ma è elettropizzico quella che paralizza, giusto? No, è elettrococcola invece. È elettrococcola. Almeno è paralizzato. E posso fare un danno extra ora. Dunque, dato che uso attacchi speciali, Fior Tempesta dovrebbe essere però fisico. Tipo Foglie Lama, Fior Tempesta è fisico. Quindi vado di fascino. Vabbè, se poi usa Foglia Magica, no. Però Fior Tempesta sì. Ma si è bloccato. No, non si è bloccato nulla. Eccola qui. Ancora una. Mi manda KO probabilmente, ma non importa. Potevo ricaricare, ma non fa nulla. È comunque foraggio alla fine. Dato che non è un Nuzlocke, sto tranquillo. Se era un Nuzlocke, ovviamente non ero così reckless. Vux, con morso. Anche se scintilla, essendo la stab, potrebbe essere fisica.
e stab e fare più danno di morso. Morso potrebbe farlo tentennare, ma c'è comunque la paralisi che aiuta. Cavoli, vabbè, male che va, morso lo uso, vediamo che combina. Quanto fa di danno. Oddio, quasi uguale veramente. Bacca cedro, vero? Non ha tentennato, va bene. Ok, lui dovrebbe comunque essere più veloce perché la paralisi diminuisce del 50% la velocità. Quindi... Fango sberla, perché tanto è anche tipo... No! Comunque lei ha evitato la paralisi! E... Ok, brutto colpo riduce anche la precisione, è perfetto. Perché almeno faccio un danno normale dato che è anche tipo veleno. Paralizzante, evita l'attacco. Ora, riduce la precisione. Se rifà paralizzante, 100% mi becca. Vuoi scommettere? Se rifà paralizzante, mi becca. Guarda, io lo so come funziona Pokémon ormai. L'ho giocato talmente tanto che sono ormai capace di, prevedere quando una mossa colpirà e quando no. Oh, vai. Ok, entrambi paralizzati. Non importa, aspetto che mi attacca. Ok, meno 3 la precisione. Ottimo, ora dovrebbe essere quasi cieco. Per prendermi ora dovrebbe essere un mago. Scusami, ma l'acerboso non è speciale? Hai detto qualcosa? Pensi di avermi messo alle strette? No, ho detto che l'acerboso dovrebbe essere speciale. Quanto c'hai di difesa speciale tu? 27. Cavoli però, che natura buona. Natura placida, è perfetta per uno Shellos. Oddio, in post game questo mi sarebbe molto utile per alla torre lotta sicuramente. Fango sberloso. Vediamo un po'. Ok, ora è proprio cieco come una talpa. Come un Diglett, perché le talpe qui non esistono. Capita? È una battuta. Potrei comunque sia usare con Nitro Pulsar. Guarda. Dai, lo faccio. Voglio vedere che combina. Danno uguale. Però Hydro Pulsar potrebbe confondere. Gioco su questo fatto. Dunque, velocità, paralisi e confusione. Una combo devastante. Status proprio 101 questo, eh. La prima cosa che ti insegnano, gli status. O meglio, una delle prime. Oh, però Gianni Morandi, dai. Oh, grande. Signori, signori, dato che ha usato due super pozioni prima, non dovrebbe usarle adesso? Senti, guarda che succede. Io non dico nulla, però si capisce quello che voglio dire. Curo dalla paralisi. Guardalo, guardalo! Come ti sbagli? Come ti sbagli? Come ti sbagli? Va bene, va bene. Non puoi proprio sbagliarti, Andralink. Oramai Pokémon l'ho capito come funziona. È uguale per... No, boia! Da solo, colpisci da solo. Grande, grazie zio. Grazie mille. Bellissima lotta in palestra. Non sofferta per niente, eh. Cioè, questa non è una lotta sofferta, anzi, tutt'altro. Comunque, tutti quanti i punti se li prende Apti. Incredibile, sei forte, sai? Quanto è contento un capo palestra di perdere. Però vabbè. Comunque sia Gardenia... Insomma. Anche Ilka si diverte con le proporzioni degli allenatori.
L'ho detto e lo ripeto, sei forte sul serio. Deve essere stato difficile allenare i tuoi Pokémon per renderli così abili. Ma non più del necessario. Da questo si capisce anche quanto ami i tuoi Pokémon. No, più che altro capisco quando attaccano e quando no. Oramai sono una macchina per questo. Perciò sono orgogliosa di darti questa. Grazie mille. Perfetto, medaglia a Bosco da Gardenia. Potrò usare la mossa MN taglio con i Pokécron. Ora che hai due medaglie, tutti i Pokémon di livello 30 o inferiore che hai ricevuto con uno scambio ti ubbidiranno. E poi c'è un'altra cosa, un regalo da parte mia. Thank you! MT86 che è laccio erboso. Beh certo. Più pesante è il nemico, più danni causerà la mossa. Non c'è altro? Comunque lascia che ti dica una cosa. Tu e i tuoi Pokémon diventerete fortissimi, questo è certo. Dillo a quelli che non hanno completato Diamante e Perla perché non avevano voglia. Purtroppo ci sono ragazzi, ho letto dei commenti imbarazzanti e allucinanti. Oh, adesso, prima di concludere il video, una cosa molto importante, dato che, oddio, ci stiamo con il timing, poi ovviamente le lotte contro le amichette di Gardenia le ho tagliate, quindi siamo ben sotto il timing che voglio dare alla serie, intorno alla mezz'ora più o meno, tra i 20 e i 30 minuti a episodio. Non mancheranno episodi più corti, ma dato che ci siamo, una cosa molto importante... Oh, quello è un Pokédex? Sta aiutando il professor Rowan allora. Come ti chiami? Bene, Link, non scorderò questo nome. Io mi chiamo Camilla e ti voglio calpestare. Sono un'allenatrice come te. Da un po' sto studiando la mitologia dei Pokémon, così, per curiosità. È un passatempo leggero studiare la mitologia che ha creato il mondo Pokémon. Qui a Evopoli c'è una statua che ritrae un Pokémon antichissimo. Secondo la leggenda, era un Pokémon davvero potente. Chissà, magari potresti incontrare qualcosa di simile mentre viaggi con il Pokédex. Che ne sai tu che è il Pokédex, scusami? Ah, prova a usare queste, ti torneranno utili durante il viaggio. Ok, che MT era? La mossa taglio che me la dà lei, grazie mille. Ok, Camilla, non mi calpesti? Va bene. La prossima volta che ci vediamo allora, ci conto. Wow. Pare che questo sia un Pokémon vissuto moltissimi anni fa. Sì, quando tu non eri ancora nato, era grosso così. Mamma mia, bellissima, cavolo. Proprio si vede che sono Palkia e Dialga fusi insieme. Hanno elementi di entrambi, è bellissima sta statua. Sulla statua del Pokémon c'è scritto qualcosa. Creazione di Dia, a farci dono del tempo. Nel riso, nelle lacrime, il tempo scorre. Eccezioni. La benedizione di Dia. Il testo a tratti è sbiadito e quasi illeggibile. Però più in là nell'avventura riusciremo ad avere il testo completo, tranquilli. Salve. Ho visto la statua, sì, era celebrata in molte feste. E poi fu costruita in onore di un Pokémon antico. Sono cambiate molte cose, ma le più importanti no. Spero che rimanga sempre così. È quello che speriamo un po' tutti. Sta lontano da quella statua. Il Team Galassia sta conducendo delle indagini ufficiali. Sì, indagini ufficiose. Qui ci sono anche altri allenatori. Evopoli città antica, tranquilla, eh. Comunque sia, ragazzi, per questo video è davvero tutto. Voglio un attimino prendere un'ultima cosa che si trova là dietro. È lo strumento nascosto. Ma neanche troppo. Io mi chiedo un Bidoof selvatico da dove sia arrivato. Oh, non fanno vedere l'animazione ogni volta, meno male. MT46 furto. Ah, devo vedere anche quella che mi ha dato prima la mistress. Vediamo un po'. Ma sì, ci scherzo un po', dai ragazzi, sennò che noia. Allora, la mistress mi ha dato la 93, che è taglio. Ah, 3 mina... Ah! Ma quindi riceviamo più MT quando ci dicono ecco alcune cose. Perché riceviamo più MT? Riceviamo Flash. Fuori dalle grotte. Fuori dalla lotta serve per illuminare le grotte. Quindi abbiamo anche Flash come MN? No, come MN abbiamo lo spaccaroccio e taglio. Quindi suppongo che quando affronteremo una certa cosa dovremmo usare Flash per conto nostro. Prima di lasciarci però il team adesso è questo. Quando arriveranno al 30, se non ho ancora conquistato la terza medaglia,
Beh, vedremo insomma il da farsi. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Nel prossimo prenderemo d'assalto un edificio molto importante. In descrizione trovate anche i link per Telegram e Instagram, dove pubblico gli aggiornamenti. E se non siete iscritti al canale, magari fateci un pensiero. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.